stare è una parola che usiamo spesso. Oggi parliamo di innovazione delle risorse umane destinate a gestire l'innovazione tecnologica che abbiamo introdotto in azienda. Parliamo di un progetto che si chiama Star Academy, in cui incubiamo 10 giovani talenti per scoprire un neoassunto. Sarà un percorso su 3 mesi e l'innovazione consta nel fatto che gireranno tutti i reparti aziendali per fare un'esperienza realmente a 360 gradi. Esprimeremo un giudizio finale in collaborazione con l'Università di Udine e Friuli Formazione e il migliore sarà assunto. Allora, questo è un progetto innovativo che mette insieme 3 soggetti del territorio importanti. È innovativo perché è un progetto d'alta formazione post laurea che avrà il compito di selezionare 10 ragazzi e poi all'interno di questi 10 ragazzi il più meritevole che potrà essere assunto all'interno di questa importante realtà del territorio. Ovviamente è un'importante iniziativa anche per l'università, perché ovviamente è un supporto al placement dei nostri laureati. Sì, sono molto contento di essere oggi qui al fianco dell'Università di Udine e di una grande azienda come Autostar, che come consorzio Friuli Formazione daremo contributo affinché l'innovazione nell'apprendimento di un mestiere così importante come quello nell'ambito dell'automotive sia svolto nel modo migliore, secondo con l'impegno di docenti universitari di alto livello, con un percorso formativo strutturato per garantire ai ragazzi non solo di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per inserirsi nei vari settori di un'azienda così importante, ma anche di sperimentare una formazione attiva, quindi un apprendimento attivo direttamente in azienda, con una metodologia che consente di apprendere ed applicare concretamente attraverso anche pratiche di cooperative learning all'interno dell'azienda e di conseguenza avvicinare con questo modello sempre più il mondo accademico della formazione professionale a quello delle imprese.